Si riaccende la polemica sulla zona franca integrale da istituire in Sardegna e sulle azioni svolte dalla Giunta Cappellacci a livello nazionale ed europeo per riuscire ad attivarla nell'isola. Ieri l'Unione Europea ha approvato il nuovo codice doganale che non tiene conto delle richieste della Sardegna. Era stata l'europarlamentare Francesca Barracciu a lanciare i primi strali contro il governatore. Oggi a rincarare la dose ci ha pensato il presidente del Partito Sardo d'Azione Giacomo Sanna, che già mesi fa si era reso protagonista di una dura polemica con Cappellacci. Si deve porre fine a suggestioni e mistificazioni che da mesi si rincorrono sui tempi e sull'iter istitutivo della zona franca sarda, sottolinea Sanna in una nota. L'approvazione a Strasburgo del nuovo codice doganale europeo senza alcuna modifica che riguardi le sorti dell'isola ha svelato l'inganno del presidente della Giunta. Per capire quanta demagogia ci fosse nella richiesta all'Europa inoltrata in ritardo e all'indirizzo sbagliato dal governatore Cappellacci, scrive il presidente del PISDAZ, è sufficiente scorrere l'elenco delle zone franche di vecchie e nuove istituzioni in Europa per trovare conferma che tutte sono assimilate a territori extradoganali e nessuno Stato ha richiesto che questi territori fossero posti fuori dalla linea doganale statale. Sanna cita i casi delle Canarie, di Malta, delle Azzorre, di Cipro, di Shannon in Irlanda e della Corsica. L'esponente sardista chiede che cessino pertanto le strumentalizzazioni e le richieste inutili e improbabili rivolte all'Europa da parte della Regione. Per il presidente del PISDAZ occorre dare corso immediatamente all'istituzione dei 6 punti franchi in Sardegna, dando sostegno alla proposta di legge per l'istituzione della zona franca sarda approvata all'unanimità in Commissione Autonomia e che deve arrivare in tempi brevi all'esame dell'Aula.